Nadia Turella, avvocato e artista. Oggi siamo all'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti De Libero, ci sono delle sue opere in mostra su un tema davvero importante. Purtroppo è un tema terribilmente attuale e l'arte, attraverso le sue diverse espressioni artistiche e diversi mestieri, ha un grande dono, quello di volare in alto andando oltre il confine linguistico, di religione e di cultura. Il progetto finale che ha l'arte è quello di non dimenticare, ricordando i volti, i nomi, i sogni e le paure di queste donne che sono state uccise, ma anche di quelle che miracolosamente sono rimaste in vita. Da non dimenticare i bambini che alcune volte vengono uccisi insieme alla loro mamma, quelli che purtroppo nel grembo materno viene impedito, negato il diritto di nascere e di crescere, e degli altre creature che colpevoli di essere figli, di essere tali, vengono uccisi perché ricordano qualcosa di brutto e che comunque gli viene impedito il diritto di crescere e invecchiare. Ricordiamo che quando viene uccisa una donna giovane e sana intendo che ha la capacità di procreare, non succede solo una volta ma più volte, succede la possibilità di questa donna di mettere al mondo delle vite che loro volte avrebbero messo altre vite, quindi stiamo parlando di generazioni emanate, sparite definitivamente. Ritengo che portare l'arte nella scuola sia un mezzo nobile per entrare in contatto con questi ragazzi, per fornire dei dati agghiaccianti, perché in alcune circostanze sia la vittima che il carnefice avevano 12 anni, altri oltre i 90 anni. Nelle micro società come la famiglia e come la scuola l'individuo si forma, si relaziona con l'altro sesso ed è di fondamentale importanza fargli notare quanto sia alto il valore della vita, che non va né mortificata né mutilata, esclusivamente e solamente rispettata. Egidio Chiumera, oggi ci sono anche delle sue opere in mostra qui al Gobetti De Libero su un tema che è quello della violenza sulle donne di scottante attualità. Sì, io mi sono appoggiato all'avvocatessa Nadia Turella, che lei è molto impegnata in questo campo. Io dipingo per passione, ma faccio l'operatore sociosanitario, per cui il mio tempo libero lo dedico a questi temi molto importanti che nella vita sono purtroppo attuali. È importante che ci siano tanti ragazzi qui oggi per comunque affrontare delle questioni che riguardano anche il loro presente e il loro futuro. Sì, questo è molto importante, allertare la gioventù di oggi che nei primi segnali bisogna subito informare le forze dell'ordine, eccetera. Quindi il lavoro che sta facendo Nadia lo ritengo veramente una cosa primaria. Mirjana Zanella, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiori Gobetti De Libero. Oggi qui a scuola si affronta un tema molto importante, che è quello della violenza sulle donne, con un incontro e una mostra dal titolo La bellezza è violabile? La bellezza è violabile e soprattutto noi oggi mostriamo una tematica molto importante, quella della violenza. Violenza sulle donne, quali i due artisti, Nadia Turella e Egidio Chiumera, ne hanno dato ampia espressione nei loro lavori. E questa è una tematica ormai di cui se ne parla ampiamente sui media, e la scuola sta rispondendo a un progetto pilota proprio sulla violenza, quindi non a caso questa iniziativa viene presentata nella nostra scuola, una delle scuole capofila di questo progetto. E io ringrazio gli artisti Turella e Chiumera proprio perché attraverso l'arte ci dimostrano come si può essere sensibili ad affrontare una tematica molto molto forte, e la scuola tramite queste attività deve fortemente lanciare un messaggio ai ragazzi contro ogni forma di violenza. Grazie. Giulia Loffre, una delle referenti del progetto e quindi di conseguenza dell'incontro di oggi, dal titolo La bellezza è violabile? Allora, la bellezza a mio avviso non è violabile, naturalmente deve esserci consapevolezza da parte di tutti noi e la scuola deve farsi portatrice di questo valore assoluto. Platone recitava che la bellezza fosse una virtù etica, unitamente al coraggio e alla giustizia, temi che verranno trattati durante questo convegno. Anche Maria Laura Musella, altra referente del progetto dell'incontro odierno,
Quanto è importante che ci siano dei ragazzi ad assistere a questo tipo di attività e che quindi si portino a scuola questi argomenti di scottante attualità? È importantissimo perché finalmente si dà luce a un fenomeno che purtroppo sta dilagando, quello del femminicidio. E mi riaggancio al tema del nostro seminario, La bellezza salverà il mondo. Non è un'interrogazione, è proprio un'esclamazione, lo salverà e ne siamo prettamente convinti, profondamente convinti. Sì.